Tutto sommato un buon punto, buono per la classifica che si muove a piccoli passi, ma per il Pescara c'è sicuramente molto da rivedere. A Liberati di Terni la squadra di Marco Baroni ha palesato qualche limite, i soliti ad onor del vero, ma anche una grinta e una voglia diversa, soprattutto in avvio di ripresa dopo la certa strigliata del tecnico negli spogliatoi. Pescara ancora con il 4-3-3 senza Caprari ma con l'esordiente Pasquato che alla fine sarà decisivo. La Ternana non è da buttare, Tesser mette i suoi in campo con il 4-3-1-2, la coppia d'attacco formata da Ceravolo e Avenatti crea qualche grattacapo di troppo ai biancazzurri. L'avvio di gara è buono per la banda Baroni che dopo 5 minuti va vicino al gol con una conclusione di Pasquato che chiama la deviazione in angolo Brignoli. La replica umbra arriva a stretto giro di posta con una conclusione di Avenatti sulla quale Fiorillo non deve impegnarsi più di tanto. Che nel cuore della difesa pescarese le cose non vadano per il verso giusto si vede al 22esimo quando Ceravolo viene pescato nel cuore dell'area di rigore e il suo tocco per poco non inganna Fiorillo che esce tempestivamente e chiude la strada. La Ternana capisce dove e come deve colpire e lo fa al 39esimo, stesso cliché di poco prima, con Eramo che lancia in area verso Ceravolo, la copertura di Pesoli ci sarebbe ma l'errore del centrale è clamoroso e la strada per l'attaccante umbro è spianata, tocco di precisione e Fiorillo è battuto. Sembra una maledizione quella del Liberati ma il Pescara questa volta, al contrario di quanto avvenuto qualche mese fa, reagisce subito. Un minuto e Pasquato pesca in area a Maniero che tocca la palla in gol. Per l'assistente e l'arbitro l'attaccante del Pescara è in fuorigioco e la rete viene annullata. Le immagini danno ragione ai due giudici di gara. Come detto in precedenza, Baroni si fa sentire negli spogliatoi, vuole una squadra diversa nella ripresa e la ottiene, anche se dopo 5 minuti è Fiorillo a dover uscire su Ceravolo ben lanciato a rete. Il Pescara prova a sfondare a sinistra, Grillo trova lo spazio per un tiro cross che sorprende Brignoli, ma la palla viene respinta dalla traversa. Due minuti e arriva il pari. Maniero guadagna una punizione dal limite, se ne incarica Pasquato che con una traiettoria precisa sorprende Brignoli che è in ritardo e manda la palla sotto l'incrocio. Il pareggio pescarese spegne un po' la gara. È Politano a scuoterla al 18esimo, chiamando Brignoli alla deviazione in angolo. Replica Ternana al 24esimo con il tiro di Falletti parato in due tempi da Fiorillo. Avenatti è un po' l'incubo della retroguardia biancazzurra. Dopo uno slalom in aria si vede la conclusione respinta dal corpo di un difensore, mentre l'ultimo brivido lo regala Masi che da calcio d'angolo di testa manca da due passi il bersaglio grosso quando il cronometro segnava il quinto di recupero. Sarebbe stata una beffa per un Pescara che ancora non trova la strada della vittoria in campionato, ma che manda segnali interessanti e venerdì c'è il Bologna all'Adriatico.